Ciao ragazze! Allora, il video di oggi è un video molto spontaneo perché non avevo in programma di filmare, però quando mi sono alzata ho visto che era uscito questo sole bellissimo e dopo 2 settimane di neve e di pioggia avevo veramente bisogno del sole, quindi mi è venuta subito voglia di filmare un video e niente, siccome dovevo prepararmi, ho deciso di prepararmi insieme a voi e di provare queste novità di L'Oreal. Ho ricevuto questo cofanetto qualche giorno fa e ho pensato fosse l'occasione perfetta per provare questi prodotti, così potevo mostrarveli. Allora, vediamo un po' cosa c'è nel cofanetto. Allora, guardate quanto è carino. Abbiamo 3 nuovi primer viso, uno per andare a correggere i pori, uno illuminante e uno per correggere i rossori, poi i nuovi fondotinta in stick che proviamo insieme, e un prodotto per sopracciglia e un nuovo eyeliner in penna. Quindi queste sono le novità che proveremo insieme e intanto niente, chiacchiero un po' con voi, ci trucchiamo insieme, fatevi una tazza di tè, una tazza di caffè, magari se avete voglia guardatelo la mattina mentre vi preparate anche voi, così ci possiamo veramente preparare insieme. Spero tantissimo che questo video vi piaccia, molto rilassato, molto tranquillo, appunto un video molto spontaneo e come vedete oggi sono veramente di buon umore grazie a questo sole, non vedevo l'ora che uscisse il sole, sono troppo contenta. Quindi per quanto riguarda i prodotti vi lascerò tutti i dettagli e i link nell'info box, così potete andare a dare un'occhiata se c'è qualcosa che vi interessa e passiamo al video. Allora, dovrei aver recuperato tutti i prodotti che mi servono e ho notato editando i video che io uso sempre le mani, gesticolo tantissimo nei video e la cosa mi dà abbastanza il nervoso, quindi oggi cercherò di gesticolare un po' di meno, però sto già gesticolando anche se non mi vedete, devo sempre muovere le mani mentre parlo, non so perché. Comunque, no, niente dito. Comunque, allora, partiamo con i primer, appunto, questi nuovi primer di L'Oreal, sono 3. Abbiamo quello verde che va a correggere i rossori, abbiamo questo qui rosa che è di quelli che appunto riempiono i pori, quindi fanno quell'effetto porcellana, e poi questo qui con il packaging olografico che è un primer illuminante. Allora, oggi ho qualche rossore, quindi voglio provare questo qui verde, e quindi lo prendo con le dita e lo metto nelle zone in cui ho i rossori. Anche oggi abbiamo il problema specchio. E un pochino qui. E poi sul resto del viso vado ad utilizzare quello illuminante per dare un po' di luce a questo viso invernale spento. Oggi finalmente è uscito il sole dopo non so quanto tempo. Cioè, veramente. Non ce la facevo più. Cioè, bella la neve, bellissimo tutto, però la neve è bella in montagna, non quando devi andare a lezione. Cioè ti svegli che è buio, torni a casa che è buio, basta, cioè io ho bisogno di sole, della primavera, la mia pelle ha bisogno del sole. Niente, non ho ancora ricomprato il mio specchio che uso per truccarmi, quello da tavolo, e perché l'ho rotto, se mi seguite su Instagram sapete che ho rotto il mio specchio, non l'ho ancora ricomprato e quindi adesso ogni volta che filmo video ho un po' dei problemi, infatti mi guarderò un po' nello schermo della videocamera. Devo dire che mi sono piaciuti tantissimo. Allora, quello verde ha ridotto i rossori, io divento rossa principalmente attorno al naso e un po' sul mento e qui sulla fronte. Devo dire che ora sono molto meno rossa e il resto del viso è proprio luminoso. Quindi devo dire che per come primo approccio mi sono piaciuti molto questi primer. Per la base voglio provare i nuovi fondotinta in stick di L'Oreal. E i fondotinta in stick mi hanno sempre incuriosito molto perché mi sembrano molto pratici, nel senso che voi li stendete, li sfumate e in un minuto avete la base pronta. Quindi sono molto contenta all'idea di provarli, quando li ho ricevuti ero felicissima. E a me hanno mandato 3 colori, io utilizzerò la più chiara, 100, la colorazione numero 100, Ivory. Questo appunto è il fondotinta in stick. E come si applica? Avorio. Mi state dicendo che sono pallida? Allora vado semplicemente a fare delle strisce sul mio viso e non voglio, diciamo, una coprenza massima, quindi non ne metto tantissimo. E mi piace anche il fatto che siano modulabili. Quindi ora che sono bellissima, vado a sfumarlo con un pennello. Wow, si è sfumato in un battibaleno. Cioè, guardate, ho fatto metà viso in praticamente 10 secondi. Ok, è velocissimo come immaginavo. Il colore devo dire che va piuttosto bene.
Ok, allora nel frattempo ho applicato anche il correttore e ho usato l'Accord Parfait sempre di L'Oréal. E volevo chiedervi di consigliarmi un correttore che sia piuttosto coprente, perché sono un po' in crisi con i correttori, nel senso che sto usando questo qui da un bel po', perché è quello che ho, diciamo, e non è malissimo, però in realtà non mi fa impazzire, nel senso che non copre benissimo gli occhiali. Ogni volta dico, devo trovare un nuovo correttore, però non so, sono un po' persa nel mondo dei correttori, quindi volevo chiedervi se avete qualche correttore da consigliarmi. E niente, comunque ho usato questo. Per quanto riguarda il fondotinta in stick, mi è piaciuto molto. Io ne ho applicato uno strato leggero, così da avere un finish piuttosto naturale, comunque non ha una coprenza altissima, applicandone solo uno strato leggero, però trovo che sia modulabile, cioè secondo me facendo magari due strati, la coprenza aumenta, quindi risulta magari media, medio-alta come coprenza. In ogni caso lo trovo molto pratico, l'ho applicato in pochissimo tempo, molto veloce, secondo me è perfetto per la mattina quando si è di fretta o comunque uno non è che ha voglia di star lì a mettere fondotinta liquido, non lo so, lo trovo molto molto comodo e mi è piaciuto molto, non so quante colorazioni abbiano in realtà, comunque vi lascerò tutti i link qui sotto. Con i primer che ho usato prima, risulta bello luminoso, però mi ha coperto i rossori, quindi sono molto soddisfatta della mia base, a parte il correttore che, vabbè, ne dovrò cercare uno nuovo. Fatemi sapere appunto se avete qualche consiglio. Ora vado a incipriarmi. Uso la, come sempre, la Stay Matte di Rimmel. Ha suonato il corriere. Arrivo! Ecco, mi sono tornata e non era neanche per me il pacco. Sì. Comunque, come bronzer barra prodotto per il contouring, voglio utilizzare sempre uno dei fondotinta in stick, ma in un colore scuro che è il 220. È questo appunto marroncino, perfetto per come colore, come bronzer, ce la posso fare, perché mi sembra un po' caldo, quindi lo userei un po' come bronzer, quindi. Qua devo essere un po' delicata perché non ho mai provato un prodotto in crema. No, ho bisogno di uno specchio assolutamente. Allora, ne metto poco poco perché non voglio rischiare di diventare un Oompa Loompa. Tra l'altro, di recente ho rivisto la fabbrica di cioccolato e non me lo ricordavo così inquietante. Cioè, ci sono delle parti che mi hanno inquietato abbastanza. Comunque, qua dobbiamo aiutare tutti i piatti di pasta che mangio. Uso un pennello per sfumarlo. Ah, si sfuma molto velocemente, però è effettivamente abbastanza calda come tonalità. È bello l'effetto, mi piace molto. Bello, bello, bellissimo, dà proprio un effetto quasi abbronzato, proprio bello, mi piace tantissimo. Sicuramente continuerò ad usare sia il fondotinta che questo prodotto, questo mi piace troppo. Vedete che si è sfumato benissimo con il fondotinta, è un bellissimo colore, perfetto per la mia carnagione, questo è appunto il 220. Dato che stiamo usando tutti questi prodotti in crema, vado ad utilizzare anche un blush in stick. Questo è di Kiko, di una collezione piuttosto vecchia, quindi sicuramente non lo troverete. E mi piace molto questo qui perché una volta sfumato risulta quasi in polvere, non lo so, ha una consistenza un po' strana, però mi piace molto. Vedete che bello che è questo blush, lo adoro. Illuminante, come vi ho già detto nell'ultimo Get Ready With Me, sto usando tantissimo questa palette di MAC, che è la Hyper Real Glow, fantastica. Sempre di L'Oreal, per le sopracciglia è uscito un nuovo prodotto che si chiama Micro Tattoo Brow Artist, che è una sorta di pennarellino che però ha queste setole, ha tipo una punta dentata, non saprei come definirlo, e appunto è come se fosse un pennarello. Questi capelli ho sempre in mezzo. Allora, questo è l'effetto, qui ho usato questo prodotto per sopracciglia e qui non ho niente. E allora, inizialmente pensavo che non mi piacesse perché non riuscivo a farlo scrivere, invece bisogna calcare un po' perché il pigmento è molto chiaro. Cioè, non è chiaro, è molto diffuso, non so come dire. Però in realtà ora guardando la differenza,
L'effetto mi piace tantissimo perché è proprio il tipo di sopracciglia che piace molto a me, quindi super naturale, giusto per andare a definire un po' la forma. Quindi ero partita un po' prevenuta e in realtà ora mi piace. Quindi vado a fare l'altra. E bisogna calcare un po'. Dopo aver fatto le sopracciglia ho messo il mascara e ho usato il Total Temptation di Maybelline. Ovviamente, guardate, è tutto rovinato, prova del fatto che lo sto usando tutti i giorni. Comunque, per quanto riguarda questo prodotto per le sopracciglia, sono un po' combattuta perché mi piace molto il risultato, però ho dovuto calcare un po' e non so quanto potrebbe durarmi di per sé il prodotto, perché la punta si è già un po'... non so come dire. Cioè, è come quegli eyeliner in penna che sono bellissimi, però dopo tipo 3 volte che li usate la punta si è un po' rovinata. In realtà sulle sopracciglia lascia una sorta di ombra e mi piace tantissimo l'effetto. Davvero, l'effetto lo adoro. E niente, facciamo che vi farò sapere, continuo a usarlo per un po' e magari è solo una mia impressione, non lo so. Tra queste nuove uscite c'è anche un eyeliner in penna, sapete che sono i miei eyeliner preferiti e l'ho provato sulla mano. Cioè, guardate quanto scrive, quanto è nero, tratto super definito, mi ispira tantissimo, solo che oggi non ho voglia di mettere l'eyeliner, quindi... magari ve ne parlerò in un altro video, però mi ispira troppo. Per le labbra voglio usare questo prodotto di Glossip che avevo inserito nei miei preferiti del 2017, poi alla fine non ve l'ho mai mostrato in un Gatorade di With Me. E sono questi rossetti con il cushion. Questo è lo 03 ed è una sorta di color malva. Vedete che bel effetto quasi succoso danno alle labbra, sono molto idratanti, luminosi, mi piacciono un sacco questi Lips and Cheeks Cushion Pen di Glossip. Quindi questo è il look finito, sono molto contenta e soddisfatta della mia base, non è per niente pesante, quasi non la sento sulla pelle, il bronzer mi piace tantissimo. Fatemi sapere se c'è qualche novità che vi incuriosisce e niente, spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia e che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!